Si sa, a volte l'allievo supera il maestro. Non oggi però. Il Modena di Novellino dà una lezione alla regina di Azzori, filandogli un 3-0 che rappresenta forse una punizione eccessiva rispetto a quanto visto in aula al Braglia. Novellino spiega il 3-5-2 con rientrante Molina sulla destra. Azzori prepara la stessa formazione con Fischnaller al posto dello squalificato di Michele. Nei primi minuti la vittoria con l'Empoli di settimana scorsa sembra aver fatto bene ai calabresi, ma a passare in vantaggio è il Modena. La ripartenza è rapida e di qualità. Babacar sulla sinistra aspetta il rimorchio di Signori. Il numero 8 canarino è bravissimo a premiare l'inserimento di Tommaso Bianchi, che da due passi fredda Benassi. Dopo il passaggio a vuoto, l'allievo ospite alza la mano e risponde al 15°, ma Gerardi è impreciso, non riuscendo di sinistro da pochi passi a capitalizzare lo schema su punizione chiamato da Fischnaller. La lezione è ora divertente, procede a folate e non sempre l'allievo comprende le ripartenze del maestro, come quando dopo un'azione spettacolare del Modena il pallone arriva al limite a Molina. L'under 21 di Di Biagio si esibisce in un doppio passo e spara un sinistro secco che si spegne di pochissimo alla sinistra di Benassi. Intorno alla mezz'ora i ritmi si abbassano e prima dell'intervallo l'unica occasione è di Lucioni, che su un calcio di punizione a pochi passi colpisce a botta sicura di testa. Il pallone indirizzato all'incrocio viene però respinto dal volo favoloso di Pinsoglio. A pochi istanti dal riposo ecco l'azione che probabilmente inciderà in maniera determinante sul risultato finale. Fischnaller entra col piede a martello su Garofalo, doppio giallo e attaccante altoatesino sotto la doccia. Complice la superiorità numerica, anche nella ripresa le uniche occasioni sono del Modena, ma Benassi è preciso e puntuale sulla conclusione ravvicinata di Babacar al 7°. Il maestro a questo punto sa di avere in pugno l'allievo impreparato. L'ultimo sussulto della regina arriva infatti al 36°, quando Lusada, neoentrato, ci prova di destro dal limite, ma Pinsoglio blocca senza grossi problemi. La lezione si chiude al 42°, quando Molina sulla destra fa impazzire Di Lorenzo, che lo atterra dentro l'area. Il rigore è sacrosanto, le proteste a Maranto minime. Azzori è sconsolato, lo splendido scavino dagli 11 metri di Babacar certamente non lo aiuta. Campanella del tutti a casa suona definitivamente al 47°, quando grazie alla 7ª perla stagionale sempre di Babacar, il maestro Novellino può aprire il registro, andare alla A di Azzori e scrivere una R. Rimandato.